Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. C'è un aspetto forse che più di altri colpisce l'immaginario di quanti non siano sprofondati nel lockdown cognitivo, e tale aspetto riguarda il modo orwelliano, squisitamente legato al bipensiero, che caratterizza in modo niente affatto raro il modo di gestire la narrazione dominante. Gli autoproclamati professionisti dell'informazione in effetti si caratterizzano assai frequentemente come professionisti delle menzogne che suonano sincere, o se preferite come professionisti del raccontare narrazioni che non soltanto appaiono tra loro difficilmente conciliabili, ma che assai spesso si smentiscono le une con le altre. È il classico esempio che con George Orwell definiremo del bipensiero, dove appunto il bipensiero coincide con la capacità intimamente contraddittoria di affermare nello stesso tempo due proposizioni delle quali l'una nega palesemente l'altra. Ebbene, considerate anche solo en passant questi due titoli di Repubblica, il rotocalco turbomondialista, voce del padronato cosmopolitico, nonché gran cassa del nuovo leviatano tecnosanitario. Così titolava la Repubblica in data 8 gennaio 2021. Tecnologia, ambiente e futuro, il grande reset post-pandemia. Ebbene, lo stesso rotocalco turbomondialista, la Repubblica, così disinvoltamente titolava in data 25 giugno 2021. La teoria del grande reset, l'ultima follia delle cospirazioni che impazzano sul web. Non solo Repubblica quindi riconosceva prima la presenza di un grande reset post-pandemia e dopo diffamava come follia cospirazionista l'idea stessa del grande reset, ma oltre a ciò, cosa che peraltro è già intimamente contraddittoria, si spingeva anche nel dettaglio a esaminare ciascuna delle due versioni come se fosse la cosa più ovvia del mondo. Così diceva l'8 gennaio del 2021. Startup Grind Bologna inaugura il 2021 con l'anteprima italiana della presentazione del libro Covid-19 The Great Reset, prevista la presenza virtuale del coautore Thierry Malleret. Appuntamento martedì 12 gennaio alle ore 16. Invece, diceva sempre la Repubblica, nell'altro articolo, quello che liquida la teoria del grande reset come una delle ultime follie delle cospirazioni che impazzano sul web, così diceva in data 25 giugno 2021. Si tratta del grande reset, ovvero la grande risistemazione, ennesima teoria della cospirazione che negli ultimi mesi si è diffusa come un virus sui social media. Insomma, Repubblica prima parla apertamente della teoria del grande reset e dei suoi stessi autori, tra cui Klaus Schwab e Thierry Malleret, che hanno scritto peraltro un libro intitolato proprio Covid-19 The Great Reset e che hanno consacrato l'appuntamento annuale del forum di Davos alla dottrina del grande reset. In seguito, come se nulla fosse, liquida la teoria del grande reset come cospirazionismo, come teoria cospirazionista che impazza sul web grazie all'operato zelante di autori poco attendibili. Bene, Repubblica si contraddice evidentemente, ma noi sappiamo, ed è un tema del quale mi sono occupato anche nel mio recente libro Golpe Globale, che la teoria del grande reset, lungi dall'essere una cospirazione partorita dalla testa malata di qualche complottista, è in realtà il programma dei gruppi dominanti, il tableau de bord del gruppo oligarchico neoliberale, che per l'appunto nel 2020 già si interrogava su come gestire al meglio quella stretta finestra di opportunità, parola di Klaus Schwab, offerta dalla pandemia. Come gestire l'emergenza di modo che essa andasse a beneficio dei gruppi dominanti e naturalmente a nocumento dei gruppi dominati. Insomma, il grande reset esiste, sono i loro stessi gestori a parlarci di queste pratiche, a teorizzarle, a chiamare così testualmente i loro incontri, i loro programmi, e quindi non si tratta, con buona pace di Repubblica e degli altri professionisti dell'informazione, professionisti nel far diventare favola al mondo reale, di un complotto. È la realtà,
ma sappiamo, l'abbiamo capito, che complottismo è semplicemente un'altra categoria della neolingua con cui l'ordine del potere mira a disincentivare ogni dubbio e ogni narrazione controcorrente rispetto a quella che si pretende la sola vera, che è quella che giustifica i rapporti di forza dominanti. Radioattività con Diego Fusaro.